Sopravvissuti, bentornati sul canale. Oggi finalmente proviamo insieme Welcome to Paradise, che è uscito ieri rispetto a quando state vedendo il video. Abbiamo provato la demo, se vi ricordate, che ci ha avuto pure un discreto successo, un bel seguito. E il gioco sembrava molto interessante. Il fulcro di questo survival zombie è avere gli zombie come aiutanti o schiavi, fondamentalmente. Questo mi somiglia un po'. Probabilmente prenderemo lui. Non c'è un simile Osvaldo, quindi si va di lui. Are you tired of constantly fleeing? Of hiding? Of struggling in a world infested by zombies? Are you exhausted? Without resources, a home. Without anyone to rely on. Don't despair. Questo sembra effettivamente il nostro personaggio. Join us. Join Paradise. Here in Paradise, everyone is safe and everything is secure thanks to our zombie guard technology. It's a haven of peace where zombies are under our control. Here, zombies no longer attack you, they defend you. Yes, you heard that right. It's incredible. Thanks to our zombie guard technology. Le guardie zombie che ci aiuteranno. Bodyguards that serve you. Thousands of acres where we're living. Io la demo l'avevamo provata, ma non l'avevamo approfondita troppo, anche perché non me volevo spoilerare troppe cose del gioco. Però secondo me sto titolo, spero che ci delizierà. Ho trovate molto interessanti, secondo me. From outside zombies, you don't need money, a title, or diploma to get your own zombie guard. Everyone is welcome in paradise. Everyone is welcome in paradise. Everyone is welcome. Everyone is welcome. La promessa di sicurezza e la possibilità di condurre una vita normale ti hanno convinto ad attraversare il paese per raggiungere Paradise. Dopo aver passato un decennio a combattere contro i non morti, potresti finalmente aver trovato un posto per star tranquillo, in breve. Ok. Allora, attraverso la fossa ed entra nel parco. Qui, se vi ricordate nella demo, dovevamo parlare col primo tizio che poi ci mandava a prendere il nostro primo zombo. Ci vedete sti... c'è il glitch quando muoviamo il personaggio. È un po' fastidioso, ma vabbè. Scatticchia un po' tutto. Ma non so gli FPS, è proprio... è un po' proprio il gioco. Pure il V-Sync è attivo, eh. Lo devono ottimizzare forse un pochino meglio. Potrei restare a osservarli tutto il giorno. Non devo neanche raccogliere la legna. Alimentano il generatore in totale autonomia. Non dovrò più preoccuparmi dell'elettricità. Magari potrei insegnargli anche a coltivare l'orto. Scusa, non t'avevo visto. Stai aspettando di trasferirti qui? Aspetta un attimo. Cosa devo fare? Nessuno mi ha chiesto di trasferirsi qui. Ah, come vuol dire? Ah, è il regolamento, ok. Yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. Allora, numero uno. Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento è necessario possedere uno zombot. Nessuno può accedere a Paradise senza la protezione di uno zombot. In Paradise without zombot protection. So before anything else, devi innanzitutto procurarti uno zombot. Parla con Bob, è stato lui a trovare il mio. Ok. Allora, qua abbiamo la mappa. Mi sembra la stessa della demo, anche perché, ah, diciamo, non mi aspetto chissà quali differenze effettivamente dalla demo, eh. Perché sta rilasciata relativamente dopo, anzi, poco prima del lancio, quindi. Ok. Allora, non morire e trova Bob. Shift per correre. Ah!
Ci sono un po' più dei zombie rispetto alla demo. E comunque mi chiedo perché in tantissimi giochi a tema zombie si scade nella follia. Però ci sta. Gli ho tolto l'elmetto. Oh, laboratorio sul campo di Bob, eccolo qua. Oh, hey! Ciao, non sei di queste parti, vero? Io sono Bob, colui che è riuscito a riattivare la garage degli zombie, la tecnologia per la creazione di Zombot. Vuoi uno Zombot? Non posso darti i miei, ne ho assoluto bisogno, però potresti catturarne uno. Prendi un elmetto rotto dagli Zombot malfunzionanti davanti al mio accampamento, riparalo e infilalo in testa a uno zombie selvatico. Ok, questo l'avevamo visto anche nella demo. Allora, questo però è rotto. Lo dobbiamo riparare. Eccolo qua. Servono pezzi di scarto. Ce ne abbiamo 5. E abbiamo anche l'elmetto. Quindi dagli così. Buono. Avvicina uno zombie che è atterrato e abbattuto. Premi F per infilargli l'elmetto. Me lo vorrei sceglierlo, lo zombie. Allora, nella demo, qualunque zombie prendevamo poi diventava standard, tra virgolette. Cioè, cambiava tipo un po' aspetto. Vediamo se sia anche qua. I zombie capelloni solo ci stanno? No, non voglio lui. Volevo questo, ma l'ho ucciso. Sei il mio prescelto. Ok. Non mi ricordo se i capelli lunghi ce l'aveva sempre oppure no. Comunque ce l'abbiamo. Ci abbiamo il nostro Zombot. Ce l'abbiamo. Well, well, well. Qua ha cambiato. Non c'ha più i capelli lunghi. Ah no, quello è il suo però. Questo Zombot ti seguirà ovunque, ma se desideri impartirgli gli ordini, devi utilizzare la tecnologia che ho sviluppato. Sarà il mio porcellino d'India. Prendi questa antenna e attaccala allo zaino. In questo modo potrai controllare lo Zombot in modo molto più preciso. Control over your Zombot. La tecnologia del garage degli zombie era un problema prima che io e i miei colleghi iniziassimo a lavorarci. Fidati, so quello che faccio. Probabilmente questa cosa non esploderà. Ok, allora. Muovi il puntatore del mouse su un nemico e premi Q per ordinare allo Zombot di attaccarlo. Però vorrei prima modificare il vestito dello Zombot. Andrei su un... Vabbè, faccio... Ci sono vestiti nuovi! Questi non c'erano nella demo. I completi militari. No, metto questo. Questo è figo. Ma che cos'è? Ok, così. No, così, così mi piace, ok. Va bene. Andiamo, Zombot. Mio compare. Vieni con me. Ah, questo è lo Zombot, quello col bersaglio. Perché le bende... Vabbè, mo le facciamo. E... Zombot. Oh! Ma ci sta più la sveglia. Bella spinta. Tra l'altro qua c'è anche la temperatura. Ah, vedete, qua c'è la vita dello zombie. Io penso che dopo ne potremmo avere più di uno. Sono stati zombie selvatici. Sta succedendo di nuovo. Beh, ok. Ripensiamo io il nostro Zombot. Dobbiamo trovare un nome per il nostro Zombot. Tra l'altro, forza, forza. You again?
Aggiungi legna al generatore, i miei zombot non sono più attivi e la sargina esca non si chiude, ok. Quanta ne serve? 5. Ok. Premi il pulsante e chiudi la sarginesca. Quale pulsante? Ecco qua. Dai. Ok. Uno in meno, così impara a lasciare aperta la sala cinesca. Per fortuna la fossa riesce a tenere la maggior parte degli zombie lontani da Paradise. Hai trovato uno zombot? Fantastico. Ecco i progetti per costruirti un accampamento. Dovrai andare sull'altra sponda del fiume nella foresta selvaggia. Fa attenzione, non è rimasto più nessuno là fuori e gli zombot sono fuori controllo. Bene. Farà meglio a trovarti un'arma, non guardarmi così. Non posso pulire la zona e fare la guardia al cancello. Ok, dobbiamo andare a parlare col cecchino, quello del circo. Ok. Sì, ma il mio zombot è andato, quindi è andato per sempre. No, è durato pochissimo. Allora, facciamo così. Creiamoci. Intanto, no, sto vestito comunque non è buono perché non lo riconosco tra gli altri. Quindi mettiamolo bianco. Allora, facciamo un altro di questo e facciamo un po' di bende. Le frecce per adesso non mi servono perché tanto non ho non ho archi, quindi no. Ah, gli zombie selvatici sono più forti di notte. Usa la torcia per accecarli. Questo mi piace. Avevi l'inventario e avevi la scheda abilità. Allora, per comprare l'aumento di livello del personaggio. Ok. Allora, hacking, combattimento e sopravvivenza. Allora, questo dovrebbe influire sugli zombot. Questo su di noi e questo sulla sopravvivenza in generale. Allora, colpo furtivo, aumenta i danni inflitti ai nemici che non ti hanno ancora avvistato. Spara prima che ti vedano, è un ottimo modo per evitare i guai. Colpo agonizzante, aumenta i danni inflitti dalle armi a distanza. Tormentatore, permette di compiere esecuzioni perfette che danneggeranno gravemente i nemici vicini. Ah, questo non mi dispiace. Aumenta i danni corpo a corpo, manco questo mi dispiace. Ti consente di rianimare i tuoi zombot sconfitti. Allora, questo lo piamo subito. Stazione di servizio. Una breve sosta potrai sostituire gli zombot morti e curare quelli ancora in vita. Ok. Quindi ne possiamo prendere più di uno. Pedele destriero. Quando cavalchi il tuo zombot riduce i danni subiti allo zombot aumenta la velocità. Disertore. Gli zombot scappano e la loro salute si rigenera più velocemente. Scappa oggi, combatti domani. Aumenta la quantità di scarti. Aumenta la salute degli zombot. No, io farei... Ah, ecco, questo ci aumenta la vita. Scarti tenuti dal ciclo più 50%, più 10 di generazione vigore, sì. Questo aumenta le cure. Ah, abbiamo finito i punti abilità. Bene, bene. Andiamo a cercare Pedro. Però mi serve un nuovo zombot a me, eh. Tu sei perfetto. Non ho più un'arma? No, sta qui. Ah, ok. Con la rotellina del mouse, perfetto. Come ha fatto ad arrivare qui? Sta cercando un'arma? Ottimo tempismo. I miei zombot hanno appena iniziato ad attaccare qualcosa, qualsiasi cosa si muova. Me compreso, ho bisogno di qualcuno che gli insegni le buone maniere. Io ho bisogno di qualcuno che mi dia una pistola. Se li abbatti puoi prendere le loro armi. Ottimo. Andiamo. Facciamoli fuori tutti. Dove si sono bianchi? Ecco qua, pistola delle compresso. Ah già, non c'ho le munizioni. La mia mira. Zombot, aiutami. Qui sono resistenti, eh. Allora, per farmi le munizioni...
Scomponi. Se la scompongo che me dà? Sono uguali queste. Sì. Scomponi. Mi dovrebbe da scarti. Perfetto. Allora, creazione. Armatura della foresta. Questa? Sì. Ce la mettiamo. Allora, eccoli qua. Pallina della compressa. Solo 24 ne posso fare. Non so tantissimi, eh. Ok. Bello. Oh! Zombie volanti, è vero, me l'ho dimenticato. Dobbiamo distruggere lo sparazombi qua. Dammi una mano. Ok, ma da qua non dovrebbero più uscire zombie. Allora, qua abbiamo qualcosa. Bob's Archives P-21. Lo zombot è bersaglio. Open the portable pylon configuration menu. Allora, equipaggia il tuo zombot con il bersaglio zombie e una pistola d'aria compressa. Poi ordinali di usare l'arma in combattimento. Ah, sì, si può fare. Così attira il fuoco e spara. Ok. Mentre i nemici tentano di fare centro, il tuo zombot li crivellerà di colpi. Sì! Si può fare. Si può fare assolutamente. Però mi servono un po' di scorte. Di scorte di scarti. E io non so se lui... Ma può essere che... Ah, ma mi sa che lo zombot c'ha le munizioni infinite. C'ho sta sensazione. Thank you, kiddo. Non avevo abbastanza proiettili per sterminarli tutti. Altrimenti l'avrei fatto di certo. Questa cataratta non mi impedisce di centrare il bersaglio. Posso farti un autografo per sdebitarmi? No, no, non mi interessa. What? Cosa? Non sai chi sono? Sono il pistolero più famoso, riverito e abile nella storia del circo, Pedro il Grande. Visto che mi piaci, zio Pedro ti darà un consiglio. Se provi a scappare, gli zombie formeranno un'orda, è meglio abbatterli subito. Se scappi alla fine, basta un colpetto e non diventerai un pranzetto. Va bene. Va bene. Ma voglio andare velocemente nell'area che mi aveva detto. Che poi riparo un ponte, uno qualsiasi. Questi stanno un po' lontanucci e quindi no. Vabbè, io andrei da qua. Ma servono tre assi e due corde, ok. Allora, tre assi e due corde. Vediamo se... Ok. Quante me ne ha fatte? Ce n'ho una. E le corde invece quante ne posso fare? Allora, servono rametti e stoffa. I cespugli non... No, non li posso buttare giù. Ah. Ok. Qua dove ci stanno le asce, diciamo, le zone da boscaiolo, possiamo trovare... I ramoscelli. Bene. A saperlo prima non sarebbe guastato, però ok. Vai. Distruggi un traliccio. Questo qua. Oh merda, i spuntoni. Quelli che spuntoni. Questi li dobbiamo tenere un po' a distanza, eh. Zombie maledetto. Non mi spingere addosso agli altri zombie. C'hanno più vita dell'altri questi, eh. Questo qua, per il nostro zombazzo, li voglio, gli spuntoni. Ah, già. Aspetta, fammi equipaggiare la mazza. Ah! Me l'ho equipaggiata in automatico, buono. Bene. Tubo di metallo, lastra e scarto. Trova una fonte di legname, ottieni risorse dai tralicci.
Ok. Devo cambiare il vestito del mio zombo. Che qua ho preso altri zombie bianchi. Facciamo l'azzurro. Ah, ci servono le assi e le lastre di metallo. E poi ci serve una fonte di legname. E là intorno converrebbe, secondo me, qua la casa. Vediamo. Oh, qua ci sono qua le zombie, eh. Oh, eccola la fonte di legname. Possiamo costruire qui. Non ti sai che cosa? Mi sai il fucile a pompa? Me lo pio pure io. Tanto dietro. Eh sì. Dove sta? Equipaggio arma 1. Questo io voglio. Voglio gli spuntoni. Arzo. Mi puoi rianimare? Mi rianima? Oh, no. Ah, perdiamo pure punti esperienza quando moriamo. Era qua che sono morto. Sì. Ah, nell'inventario si è... Ma questo so io! È il mio cadavere! Ma che figata! Questi spuntoni fanno veramente, veramente male, eh. Allora, se vado sull'inventario, mi ha detto, e premo F, posso riciclare tutte le armi doppie che ho. Come lo facciamo? Oh, armatura spuntoni presa. Allora, beh, fermi tutti. F... Tiamo due F per smantellare tutte le armi doppie. Ah, ecco, elimina cianfrusaglie. Bene. Scarti a volontà. Allora, Zombot, tu metti di questo. Dai. E qua per equipaggio della mazza. Il secchio. Il suo scopo primario è trasportare acqua, ma in caso disperati può essere usato come arma. Ok, mo il nostro Zombot è uno Zombot da guerra proprio, eh. Mo sì. Non c'ho le corde. Facciamo più shortcut possibili. Oh, siamo tutti armati. Zombot, sto morendo. Devo curare. Oh, mi fate leva. Buono comunque. Buona l'armatura. Stamina. Stamina di questo gioco va giù che è un piacere comunque, eh. E dai, l'ultimo corpo di dovità. Va bene, io penso che mi piazzo qua. Allora, edifici. Rifugio, deposito. Attenzione, è proibito utilizzare la scheda di costruzione al di fuori della foresta. Ok. Generatore a legna. Traliccio, difese, stendardo, difese militari, officina delle armi e cespuglio. Allora, creiamoci le assi. E mettiamo uno di questi. Lo possiamo... Non si può ruotare, ok. Io lo piazzerei qua. È che non so. Ma forse meglio metto qua, c'era più spazio. E qua, raga. Qua c'è lo slargo più grande. Allora, quindi facciamo il rifugio. Oh, vedi, mo mi fa costruire un po' quando mi pare. Perfetto. Lo mettiamo... Posso mettere al centro?
Vabbè, mettiamo qua. Poi, generatore a legna. Mettiamo qua. E piazzamelo. Qua. E l'officina la mettiamo qua. Alimenta il generatore. Apri. Ok. I generatori vengono riforniti automaticamente con le risorse contenute nel deposito dell'accampamento. Ok. Usa il deposito dell'accampamento accanto al rifugio per accedere agli oggetti che contiene. Costruisci un traliccio nella segheria. Un traliccio nella segheria? Oh! Ok. Qua vediamo dopo. Edifici. Traliccio. Usalo per controllare gli zombie. Interagisci con il traliccio per cambiare la configurazione degli zombot. Ok, con questo forse. Ah, vedi. Usa il depo. Che cos'è quest'area però? Non lo so. Non so cos'è questo. Configura numero di zombie. Ah, vedi. Però mi serve un botto di energia poi. Raggio del traliccio. Ah, mettiamo due zombie. Tre zombie, dai. E ci sono i vari zombot, però. Varietà avanzata. Troppa roba, ok. Dobbiamo. Eccoli! I miei zombot. Oh. E quindi però questi la legna come la raccolgono? Io devo capire un attimo queste cose. Usa il deposito dell'accampamento accanto al rifugio. Apri. Puoi riparare edifici danneggiati utilizzando un kit di riparazione o selezionando ripara accampamento all'interno del rifugio. Ma io se volessi sposto a tutto, no? Rifare accampamento, ok. Abilità per completare l'aumento di livello del personaggio. Forza della natura. C'è qualcosa che. Stazione di servizio. Con una breve sosta potete sostituire gli zombot, ok. Aumentiamo la vita. Aumentiamo i nostri danni. Al massimo, sì. Vai. Però io devo capire un attimino meglio. Questi che cosa fanno? Nulla? Configura. Pattuglia. Allora, questo qui che pattuglia, gli mettiamo l'armatura di spuntoni e la mazza. Poi lo zombot. Ovviamente li mettiamo blu, mi pare ovvio. Ok. Poi lo zombot 2. Questo blu. Mettiamo anche lui questo. Gli mettiamo il fucile a pompa però. Questo pattuglia. Fingiti morto. Fuori dal combattimento pattuglia. In combattimento a Beusa, nascondi di consegna, attiva pattuglia, fretta di saluta. Oh. Come gli dico che cosa fa? Ok. E che cosa fanno però loro? Costruisce un traliccio nella segheria. Ma qual è la segheria? Crea. Possiamo fare le balestre. Il randello.
Devo capire. Io non ho capito qual è la segheria. Boh. Ah, ok, ho capito. Dobbiamo costruire un traliccio vicino alla segheria, perché da lì forse prendono la legna e la portano. Ok. E da qua prenderanno la legna che portano alla base, credo. Traliccio. Lo piazzo qui. Ok. Se vuoi che gli zombot raccolgano le risorse nelle vicinanze, apri l'interfaccia del traliccio, aggiungi zombie, abitazione, raccogli. Configura. Mettiamo un paio di zombot. Tre zombot. Raccogli. Non lo vedo raccogli, però. Non c'è. Non c'è raccogli. Apri interfaccia del traliccio, aggiungi zombie, abita l'azione, raccogli. Ok, dove stanno i zombie? Configura. Non c'è raccogli. Ah, consegna. Va bene. Non mi pare che raccolgono, però. Ah, sì, ok. Stanno raccogliendo. Questi devono essere blu. Allora, questi qui devono essere ben difesi, eh. Perché devono potersi difendere. Spuntonati pure loro. E stanno raccogliendo. Quindi i traliccio automaticamente mi portano legna a casa? Credo. Spero. Mo in funzione. Apri. Ok, no, aspetta, però qui configura. Questi famoli pattuglia. Poi gli mettiamo questo. Perché loro devono pattugliare. E devono fare da bersaglio e non devono fare in modo che gli zombie colpiscano gli edifici. Rispondi al terminale di comunicazione. Dov'è? Qual è? Qual è il terminale di comunicazione? Ah, me lo indica il terminale di comunicazione. Qual è? Eccolo, sta vicino. Jeff Tusk here. Ma che cazzo è questo? Sta sulla Luna? Proprietario della di Paradise, la base lunare H2 e tanto altro. Abbiamo appena rilevato la tua presenza nel parco. Non potrai restare a lungo. L'invasione imperversa all'esterno del perimetro. I sopravvissuti verranno travolti e andranno incontro alla carneficina. È la fine di Paradise, la fine della Terra. Tutti gli abitanti sono stati evacuati sulla base lunare H2. Siamo comodi e al sicuro. Il futuro dell'umanità è quassù, non laggiù. Fammi pensare, potremmo tornare a prenderti. I nostri razzi possono atterrare ovunque. Devi solo costruire una rampa di lancio abbastanza grande. Se la memoria non mi inganna, abbiamo utilizzato un materiale idoneo per rinforzare la cinzione di Paradise. Costruisci questa struttura e fammi sapere quando hai finito. Che cosa? Ci dobbiamo far venire a prendere per andare sulla Luna? Che cosa? Qua stanno i trombettisti. Oh.
Oh, oh! Dei troppi zombie per quanto mi riguarda. Ma... abbattilo? Butta giusto coso? Oh, attrezzatura per zombot. La tromba, e che cosa fa? Può essere utilizzata per richiamare gli zombie, ordinare la carica o suonare quel triste quando una tua iniziativa fallisce. Bene. Ok, la signoria, io direi che per il momento ci fermiamo qua. Decisamente ci fermiamo qua. Allora, il gioco è interessante, l'unica cosa purtroppo a livello di ottimizzazione è un po' così. È un po' così. Guarda, questo ci ha attaccato nel frattempo. Ok, però mi intriga, voglio andare avanti e continuo a giocarci. Ragazzuoli, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate del titolo e ovviamente se volete vederne di più e perché no, se volete magari che parta una miniserie sul gioco. Io comunque continuerò a giocarlo in maniera che il prima possibile possa parlarvene in maniera più approfondita. Ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima, buona sopravvivenza a tutti. Ciao.